Marchese Antinori, Baron Philippe de Rothschild, Domaine Clarence Dion, Drouin, Famille Huguel, Egon Müller, Famille Perrin, Champagne Paul Roger, Tenute San Guido, la Symington Family, Miguel Torres e Vega Sicilia. Sono 12 fra le più riconosciute aziende del vino del mondo, tutte strettamente radicate in un paese e un territorio prestigioso, ma non solo. Sono tutte saldamente legate ad una famiglia storica di cui hanno ereditato negli anni, a volte secoli, know-how e tradizione. Questo è esattamente il motivo per cui hanno deciso di unirsi in un'associazione che le rappresentasse, ponendo proprio l'accento sull'origine familiare, la Primum Famiglie Vini. Ma in un mondo in cui la produzione di vini di qualità sta crescendo ovunque, qual è il valore aggiunto dell'essere una cantina di primo piano storicamente legata a una famiglia? Per noi è una cosa abbastanza naturale e possiamo forse dire che il valore aggiunto è far parte di una famiglia che da tanti anni opera in questo settore e vive in questo territorio, e forse per il produttore il valore aggiunto potrebbe essere continuità, affidabilità e anche la storia che viene insieme al vino. Migliorare la qualità per la nostra generazione ha significato approfondire le conoscenze che avevamo, sviluppare la tecnologia che è stata una vera e propria rivoluzione nella produzione di vino negli ultimi 20 o 30 anni. Abbiamo accresciuto la consapevolezza della gestione della viticoltura e dei vigneti, il modo in cui sappiamo come coltivare e come lavorare in cantina per produrre vini fantastici. La nostra generazione è stata sempre più fortunata. Abbiamo il dovere di educare la generazione successiva, di coinvolgerla molto presto nel processo in modo da sviluppare un entusiasmo che è necessario per l'anima e lo spirito dell'azienda, cosicché potranno trasmettere questo spirito nel vino. Perché io ci credo, ci sono buoni vini in tutto il mondo, tutti vini che seguono uno standard, ma quando si è parte di un'azienda di famiglia ci si trova in un'altra dimensione, che io chiamo anima. Fare un vino che abbia una storia è totalmente una cosa diversa. Noi non facciamo vino per accontentare il consumatore, lo facciamo perché piaccia prima di tutto a noi stessi e che sia in linea con lo stile che abbiamo in mente. Quando incontriamo consumatori a cui piacciono i nostri vini, in generale sappiamo che possiamo essere tranquillamente amici ed è estremamente importante. Essendo una famiglia storica del vino, è praticamente una garanzia avere vini con personalità, con stile e con un'anima, con un'espressione genuina che vi dirà molto su dove sono stati prodotti e su chi li ha prodotti. Da anni vi promuovete nei mercati del mondo, insieme. Vuol dire che si può essere davvero alleati ancor prima che competitor? Beh, diciamo che in questo gruppo in particolare l'idea, una delle idee principali dietro all'essere parte di questo gruppo è proprio che siamo colleghi, siamo anche amici e negli anni abbiamo creato molte relazioni anche al di fuori dal lavoro, ci frequentiamo anche fuori dai nostri incontri di lavoro e sicuramente siamo più che altro colleghi, amici e non competitori. Noi non siamo concorrenti in ogni caso, perché ciò che crea la Premium Family è una vera e propria filosofia, ovvero realizzare dei vini che siano la migliore espressione del nostro territorio di origine. Potremmo anche essere vicini di casa, ma continueremo comunque a fare del proprio meglio per perseguire questa filosofia. Quindi non c'è competizione, ma condividiamo una filosofia. Se si guarda tutte le famiglie che si trovano nella Premium Family Wine, possiamo dire che stiamo solo cercando di fare la migliore bottiglia di vino possibile. Siamo prima di tutto amici, siamo esperti delle nostre aziende di produzione e condividiamo le stesse sfide. Una di queste, ad esempio, è il cambiamento climatico. Ogni anno diventa sempre più caldo e lo vediamo in vigna. Insieme quindi condividiamo gli esperimenti che facciamo nei vigneti. Qualche esperimento fatto in altre zone di produzione possiamo provarlo anche ad esempio in Borgogna. Oppure la nostra esperienza trentennale di produzione di vino organico possiamo condividerla con Egon Müller, con Paul Roger, con Sassicaia. Perché l'uso di pesticidi sta diventando un problema per i vigneti e vogliamo così condividere i risultati. La cosa più importante che dico sempre ai miei clienti o ai miei amici è che se incontri un produttore che beve solo i propri vini, devi scappare più veloce che puoi. Ovviamente si fa il miglior vino del mondo quando il tuo mondo è limitato ai tuoi vini. Nel nostro caso tutti i produttori bevono i vini degli altri ed è molto importante bere i vini degli altri, perché sarà molto più autorevole la parola di qualcun altro che ha assaggiato i vostri vini rispetto alla vostra. La storia della sua azienda è strettamente radicata al suo territorio.
Ma in quale altro paese e territorio del vino le piacerebbe magari andare a produrre vino? In realtà non ci ho proprio mai pensato propriamente, mi sento molto legata al territorio di Bolgheri, però se dovessi dirlo così su due piedi, forse in Europa potrei pensare alla Spagna e se fosse fuori dall'Europa forse all'Australia o al Sud America. Abbiamo fatto una cosa del genere in Portogallo 2 anni fa. Abbiamo comprato un vigneto nel sud del paese, quindi al momento la mia famiglia vuole prima provare nuove avventure in Portogallo, piuttosto che andare in altri paesi. Resto fedele a quello che ho sempre fatto, Pinot Nero e Chardonnay. Non cercherei di fare esperimenti con Syrah o Cabernet o spumanti, non ho l'esperienza necessaria. Amo il Pinot Noir e il Pinot Noir ama i climi miti. Potremmo cercare terreni vecchi o erosi. Mi piacciono ad esempio la Tasmania o la Sicilia, nella zona dell'Etna, perché è molto alta, intorno ai 900 metri, ma è presente un clima mite e il suolo vulcanico, al quale siamo abituati, perché anche da noi è così. Dovrei però migliorare il mio italiano. Mi piace che i miei vini abbiano un'impronta nordica. Siamo sopra il 45esimo parallelo. Probabilmente sceglierei una zona come la Germania, perché amo il Riesling. Quindi probabilmente mi sposterei ancora più a nord e vedrei cosa potrei fare con delle bellissime uve. Oppure, se volessi iniziare a produrre vini rossi, la Borgogna sarebbe sicuramente il luogo da sogno. Or if I was producing reds, Burgundy would obviously be... Yes, the dream location.